Siamo molto felici di essere qua e ringraziamo già subito Libero Superbi e tutti gli altri del circolo che ci hanno ospitato con così grande generosità. Siamo un po' emozionati perché per noi è un ritorno e una scoperta, perché del lato B abbiamo parlato molto l'anno scorso in occasione del Festival La Bassa. Il lato B è un circolo musicale storico per questo territorio e era stato pesantemente danneggiato dal terremoto e al Festival di La Bassa si sono raccolti dei fondi per rimetterlo in piedi. Passati poi sinceramente i primi giorni dalla prima grande grossa scossa, non ci siamo mai voluti arrendere, non abbiamo mai mollato la presa, ci siamo attivati immediatamente per capire come riaprire poi l'azienda, per dare un futuro a noi stessi, ai nostri dipendenti, un po' a tutti per essere proprio presenti nella situazione e proprio dare far uscire anche proprio il cuore della nostra popolazione che si è intrecciata con un unico grande scopo, che è stata quella di che nonostante tutto la voglia era grande di ripartire. Da quella notte purtroppo chiaramente, nonostante tutti noi abbiamo reagito, almeno perlomeno in me la notte è difficile, la notte è buio, la notte ti riporta là e io, per quanto non ci pensi o comunque l'abbia somatizzata, assorbita, gli incubi tornano. Gli incubi sono sempre quelli, sono che qualcosa, una scaffalatura, il capannone, la mia abitazione mi crolla addosso. Ovviamente questo progetto è frutto di una, direi, grande scommessa sulla possibilità di ricostruire un rapporto di fiducia fra cittadini e istituzioni, che mi sembra un tema non da poco, visto quello che leggiamo tutti i giorni. Chiedere ad un sindaco piuttosto che ad un dirigente del settore appalti pubblici di compilare un file Excel composto da 30 colonne in un momento in cui le scuole non sono attive, in cui i servizi non funzionano, e tutto questo farlo perché si pensa, come posso dire, con un occhio lungimirante a dopo, cioè al momento in cui ci troviamo ora, dove è essenziale che i cittadini collaborino con le istituzioni per evitare che la ricostruzione diventi un grande business per la criminalità organizzata. Adesso la ricostruzione deve ancora in realtà nascere, si stanno mettendo le basi per una ricostruzione, spero, con tutti i crismi di dare un senso logico alle prossime città del futuro, dei prossimi 200 anni, perché in realtà una ricostruzione sbagliata, le basi sarebbero veramente devastanti. Purtroppo negli ultimi giorni sto facendo molte riunioni anche appunto con i cittadini per cercare di dare risposte, in modo che evitiamo anche le leggende metropolitane, perché nascono poi ogni 3 minuti. E in quei giorni io non ho visto quasi niente, non ho visto telegiornali, non ho letto giornali, andavo avanti tutti i giorni, si andava avanti dalle 6 di mattina a notte inoltrata, e quindi sinceramente non ho visto praticamente nulla, quindi rivederli adesso ho ancora sinceramente, a volte mi metto anche, adesso dico, mi metto a piangere, insomma alla fine insomma, è umano, però sì, faccio ancora fatica. Noi abbiamo avuto la fortuna, e io mi ero demoralizzato allora, pensavo di non riuscire a ritornare qua dentro in ogni caso. Sono riuscito ad organizzare un concerto fantastico a Bosco Albergati, riuscendo a fare una raccolta di fondi per poter ricoprire il tetto e di poter ripartire.